Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Questo governo che cosa ha fatto? Abolisce la rivalutazione sulle pensioni dei poveri cristi, perché intendiamoci, bloccare la rivalutazione sulle pensioni lorde di 1500 euro vuol dire le pensioni meno di 1000 euro al mese. Questa è una vera vergogna. Noi in diverse occasioni abbiamo presentato una serie di emendamenti, ma diversi emendamenti, e la risposta del governo cosa è stata? No, no, no. E ricordiamoci, è inutile far ricorso al fatto dei magistrati che l'hanno bloccata, le pensioni d'oro le prendono anche i magistrati e quelle sono veramente d'oro. Noi non possiamo oggi chiedere ai cittadini nuovi sacrifici quando sappiamo che ci sono trattamenti previdenziali o stipendi dei manager pubblici che superano addirittura i 10.000 euro. Non è che perché abbiamo nominato alcuni rappresentanti in Corte Costituzionale che hanno stipendi superiori e pensioni superiori ai 10.000 euro al mese che oggi dobbiamo tacere questa incongruenza. Perché nel paese reale, dove la gente lavora in fabbrica, questi stipendi non si vedono neanche in una vita. È qui che bisogna agire, qui che bisogna dare messaggi chiari al paese. Queste altrimenti sono incongruenze tra il paese reale e la politica, che deve essere superiore a queste nefandezze. Non è così che affrontiamo veramente in maniera organica quello che è il problema principale di questo paese, cioè il peso del pubblico, di un settore che grava in maniera elefantiaca sul privato e lo sta soffocando, a discapito di quel mondo produttivo fatto di imprese piccole, medie, grandi, di un tessuto produttivo che sta soffrendo, che non ce la fa più, che è soffocato da un peso fiscale che non ha più precedenti. Tagli orizzontali, limiti all'indebitamento, patto di stabilità, o sarebbe meglio chiamarlo di instabilità, sulla cui revisione non abbiamo sentito nemmeno oggi dal Premier Letta nessuna pronuncia, stanno mettendo sul baratro finanziario tutte le amministrazioni locali, anche quelle appunto virtuose che sono localizzate al nord, e quelle invece del sud e del meridione, dove gli sprechi, le inefficienze, purtroppo a danno dei cittadini stessi, continuano a registrarsi, non vengono mai affrontate. Spesa storica, onorevoli colleghi, che ha appunto creato quei 2.069 miliardi di euro di debito pubblico che, vorrei ricordare, il paese lascerà in eredità ai nostri cittadini, anche quelli che verranno poi. Grazie. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.